Ciao a tutti ragazzi, un nuovo video molto semplice per spiegarvi la differenza tra due verbi italiani che spesso vengono confusi o di cui non si capisce bene il significato. Sto parlando più che altro di una confusione che viene fatta da stranieri, studenti di italiano. Vediamo quindi la differenza tra i verbi sentire e ascoltare. Quando dico sentire, intendo sentire con le orecchie, cioè facendo riferimento al senso dell'udito, perché sentire in italiano è un verbo che si utilizza anche per definire il percepire di una sensazione tramite altri sensi. Quindi in questo caso specifico sto parlando di sentire, inteso con le orecchie. Differenza tra sentire e ascoltare. In realtà la differenza è molto semplice, perché sentire significa percepire involontariamente un suono, senza però prestare attenzione ad esso. Esempio pratico. La notte si sentono dei rumori lontani. Ho sentito un rumore, sento delle voci. Mentre studio, mentre lavoro, sento spesso la musica del vicino e mi disturba. Quindi percepire un suono involontariamente, senza necessariamente prestarvi attenzione. Ascoltare, invece, significa udire intenzionalmente qualcosa. Si dice, ad esempio, ascoltare la musica, perché io ascolto volontariamente la musica. Ascoltare un discorso. Ascoltare è un'azione che implica qualcosa di più rispetto al semplice sentire senza prestare alcuna attenzione. È un'azione volontaria. Ascoltare attentamente la lezione. Un esempio molto pratico che fa capire bene la differenza che c'è tra sentire e ascoltare è questo. Supponiamo di chiacchierare con un nostro amico e a un certo punto in lontananza si sentono due persone per la strada che litigano. Io sto parlando con il mio interlocutore, con il mio amico, e tutti e due sentiamo le voci di persone che litigano. Nel momento in cui smettiamo di parlare e ci concentriamo cercando di capire che cosa queste persone stanno dicendo, il nostro sentire si è trasformato in ascoltare. Mentre stavamo parlando, stavamo sentendo delle voci, ma non davamo troppa importanza. Quando però abbiamo capito che queste persone stavano litigando, ci siamo concentrati per cercare di capire cosa stessero dicendo e allora la nostra azione è diventata proprio ascoltare volontariamente, prestando attenzione. E direi che questo è tutto. Spero che questo video vi sia stato utile e vi abbia aiutato a capire la differenza tra sentire e ascoltare. Mi raccomando, iscrivetevi al gruppo Facebook Impara la Lingua Italiana, seguite Sgrammaticando sempre su Facebook e migliorate il vostro italiano facendo tanti esercizi sul sito www.impariamoitaliano.com. Mi raccomando, rimanete sempre lì. Ci vediamo al prossimo video.